com'era il clima politico in quegli anni, negli anni 60? Ma gli anni 60 sono stati caratterizzati da una stagione di forti tensioni politiche e direi anche di transizione fra un assetto sempre politicamente, sempre ragionando politicamente fra un assetto e l'altro. Per usare un'espressione un po' figurativa, si potrebbe collocare gli anni 60, come dire, sulla schiena di un asino, e si poteva cadere da una parte o dall'altra. Tutta una serie di situazioni nuove, di fermenti che si aprivano, ecco perché il 60 io lo considero modestamente, le analisi storiche sono certamente più approfondite, più ricche di valutazioni, però una stagione importante è di passaggio, di transizione fra una fase e l'altra. Gli assetti che si erano determinati subito dopo la vittoria della Democrazia Cristiana del 1948, che batté clamorosamente l'alleanza che si riconduceva al Fronte Democratico Popolare, in buona sostanza comunisti e socialisti, ormai non reggeva più. E quindi una ricerca di stabilità il fatto di andare a cercare l'appoggio dell'MSI nel 60? E difatti arriviamo al punto che preclusa la strada dell'apertura a sinistra, nonostante disponibilità emerse in modo chiaro e molto trasparente sia in campo socialista, congresso di Torino nel 58 credo, settori della Democrazia Cristiana stessa, tant'è il discorso non passa nella Democrazia Cristiana e prevale ancora l'idea di cercare appoggi camuffati da apporti disinteressati e quant'altro dell'estrema destra. Ma era stato un periodo brutto gli anni 50, brutto, non politicamente era, insomma, puzzava un po', c'era stata all'inizio, sì, c'era il sindaco Adamoli, poi però era arrivato Pertusio, insomma c'era stata una sorta di, c'erano stati gli scioperi dei marittimi, i crumiri che andavano sulle navi, mi ricordo queste cose qua da ragazzo, perché io avevo 16, 17 anni, 15 anni, però lavoravo già. E anche il lavoro c'era, però era mal pagato, proprio era una condizione. E poi c'erano anche le cose belle, perché c'era la musica, arrivava il rock and roll, si ballava su in collina, c'era. È lì che io mi sono accorto del 30 giugno. Tra ragazzi, pur andando in giro per balere, anche per queste cose qua, comunque si notavano queste cose. Eppur di sfuggita, uno si rendeva conto di queste cose che stavano montando. La gente proprio era arrabbiata, insomma, si vedeva proprio il popolo. Non era una questione solamente politica, era proprio una questione popolare. Sentir parlare la Camera del Lavoro, la rivendicazione, la giusta paga, l'idea di giusta paga, cioè era quello che ti davano, a parte le grandi fabbriche, ma per il resto sentire dire ti spetta, no? E, che poi per me la scelta non era di rimanere lì a rivendicare una giusta paga da idraulico, d'accordo, però il fatto che qualcuno mi dicesse lì, insomma, bisogna essere pagati per quello che fai, per quello che vale, insomma, quantomeno il più vicino possibile. C'era tanta fame, c'era della gente che mangiava 3 kg di pane al giorno,
pasta e pomodoro, quando... quindi c'era anche questa gente qua che aveva rabbia, no? Questi anni 50 finivano e questa gente non voleva che gli anni 60 fossero di nuovo come gli anni 50, ecco. Si forma il governo Zamboni con una reazione nel paese, come dire, non troppo visiva. E qui avviene un fatto estremamente importante, perché decisivo. Incautamente, questa è la mia stretta valutazione, personalissima valutazione, i missini pretendono una legittimità, una maggiore legittimità. Non volevano apparire soltanto i soccorritori, come dire, più o meno culti, più o meno tollerati di una barca governativa in difficoltà, no, sul piano nazionale da parte, e decidono di fare il congresso nazionale a Genova. Perché proprio Genova? Perché scegliere proprio Genova, secondo lei? E perché quello sarebbe, l'avevano individuato come il punto di maggiore resistenza.